Continua il nostro viaggio per i quartieri di Savona. Oggi ci troviamo al mare e siamo al quartiere delle Fornaci. Lei vive qui alle Fornaci? Sì, sì, sono delle Fornaci. E come trova questo quartiere? Ma penso che sia uno dei quartieri più belli di Savona. Solo che c'è un po' di incuria, è un po' dimenticato da certi organismi qua del comune. E se dovesse dare un voto a questo quartiere da 1 a 10? Ah, 9. 8-9 sicuramente, solo che appunto è già un quartiere vivibile, però potrebbe essere migliorato. E ora ci troviamo alla famosa baracchetta delle Fornaci. E come giudica questo quartiere? È un quartiere molto vivibile, si sta bene, c'è una bella passeggiata e è un bel quartiere per viverci e per venirci a passeggio. E se dovesse trovare un difetto? Pochi posteggi. E quindi se dovesse dare un voto da 1 a 10 quanto le darebbe? Ma io sono di parte, darei un 9 e mezzo. Tu abiti qui alle Fornaci? E come giudichi questo quartiere? Ti piace? Sì. Se dovessi dare un giudizio negativo, cosa diresti? Che è brutto, ma a me piace. E tu? Io non abito qua. Ma sì, ti piace? Sì, sì. Quando vengo a casa sua, infatti, mi piace sempre. Se lei dovesse trovare un difetto e un pregio di questo quartiere? Io calco bene il quartiere delle Fornaci, dopo che c'è specialmente la Magalo, non ne parliamo. Bene? Se dovesse dare un voto da 1 a 10 a questo quartiere, quanto gli darebbe? 10. L'unica cosa che c'è le macchine che ingombrano e i vicini non danno mai la multa da quello che da dare, tutto lì. Capito? Lei abita qui alle Fornaci? Sì, sì. E come trova questo quartiere? Ma io ci sto molto bene. Io il quartiere che vivo e ci sto proprio benissimo. E dovesse trovare un difetto al quartiere? Ma io dico la verità, non saprei, mi trovo molto bene. E quindi se dovesse dare un voto, quanto gli darebbe? Io le darei 8 più. È il più bello della città. Dovesse trovare un difetto? Manca un semaforo da frenare i motociclisti che arrivano sparati e vanno, investono spesso sempre i vecchi. Mai. È pericoloso per i pedoni quindi? Per i pedoni, sì. Quello manca. E se dovesse dare un voto al quartiere? Al più bello di Savona, 10. Sono generale. Siamo in un bar delle Fornaci, lei come si trova in questo quartiere? Abbastanza bene, c'è un po' di trascuratezza da parte delle strutture pubbliche però. Il quartiere non è molto ben tenuto ultimamente, ci bisognerebbe fare parecchi lavori. E come traffico? È abbastanza intenso. Ed è vero che ci sono dei tratti pericolosi per i pedoni? E qua è quasi tutto pericoloso, ne dà dimostrazione gli incidenti stradali che ci sono spesso via in questa zona. E dovesse dare un voto a questo quartiere? Darei un 7 con riserva. E mi dovesse trovare un difetto e un pregio di questo quartiere? Un difetto? Un difetto perché... Ma io non lo trovo un difetto proprio. Non è tanto pulito. Abbiamo una passeggiata che fa schifo. Con le rocce lì e tutto fa schifo. Poi tutti i marciapiedi sporchi dei cani. Non abbiamo un posto per i cani, non abbiamo. Speriamo che succeda qualcosa anche a pagamento, ma che succeda qualcosa. Il traffico è abbastanza caotico, il parcheggio soprattutto è molto difficile trovarlo, ci sono spesso dei lavori, d'altra parte si capisce, poi magari d'estate con il turismo eccetera, ecco, il mio problema forse è proprio solo quello se andiamo a vedere. Siamo nell'edicola delle Fornaci, lei è da poco che è qui? Sì, è dal primo d'aprile. E che cosa nota in questo quartiere di positivo e di negativo? Ma è positivo senz'altro la posizione perché insomma anche con quel mare che c'è quest'anno hanno ottenuto la bandiera blu, per cui si spera che ci sia anche un incremento turistico. E poi per quanto riguarda la presenza proprio del quartiere è da troppo poco tempo per capire che cosa funziona, cosa no. La gente è simpatica, io mi trovo bene.
Sono i giardini di Lavagnola con due insegnanti della scuola elementare di Lavagnola. Voi non abitate qui a Lavagnola? No, io abito a Villa Piana. Però la vostra utenza è quasi esclusivamente di questo quartiere? Sì. Quindi che cosa può mancare in questo quartiere che voi avete riscontrato? Ma mi sembra che come giochi, come strutture sportive ci siano, almeno per i bambini. Ecco, per quello che riguarda la scuola, magari che potrebbe essere un campo che conoscete meglio, come è organizzata? Dall'anno scorso funziona il tempo pieno a Lavagnola, che invece prima non c'era, e quindi è già qualcosa, diciamo. Era stato chiesto proprio dai cittadini di questa zona? Sì, perché molti bambini venivano iscritti alla Mazzini proprio perché lì c'era il tempo pieno e qui non c'era. E quindi ci siamo organizzate, abbiamo formato una sezione a tempo pieno, che per ora funziona soltanto per la prima, con dei laboratori al pomeriggio. Per il prossimo anno anche per la seconda. Ecco, mai sentito i genitori lamentarsi di qualche cosa? Ma per quanto riguarda le nostre classi, sembra di no. Per le altre classi non so. E per quello che riguarda il quartiere, qualche lamentela le è mai arrivata? No, a me no, per il quartiere no. Quindi diamo un voto da 1 a 10 a questo quartiere. Che domanda difficile, non saprei. 10, i bambini dicono 10. Signora, lei abita a Lavagnola? Sì. Da tanto tempo? 30-40 anni. Mi dica, che cosa manca in questo quartiere? Pulizia. È un quartiere sporco? Sì. E senza vigili, senza nessuno, mettono le macchine laggiù via Crispe per andare via Garrone, c'è una macchina che c'è tutti i giorni, c'è un incidente, non è un incidente ma non si può, su. E signora, lei non si sente molto tutelata qua? Niente, io non esco dopo le 7, né? Io sono sincera, né? Mi dica qualcosa di bello invece di questo quartiere, cosa le piace? Verde. C'è molto verde. Dia un voto da 1 a 10 a questo quartiere. Io ci do 10, né? Perché ci abito io. Scusatemi. Io ci do 10, né? Senta, si trova bene qui a Lavagnola? Sì, abbastanza. Che cosa manca in questo quartiere? Cosa manca? Un vigile quando serve. E che cosa c'è di bello? Che è tranquillo, come un paesino, è un posto alla buona. Diamo un voto da 1 a 10 al quartiere. 7 e mezzo. Allora, senta, come si vive a Lavagnola? Ma noi stiamo bene. A me piace, si sta bene. Cosa le piace? Mi piace l'ambiente, mi piace la gente, poi io sono di qua. E che cosa manca? Cosa manca? Non lo so, manca magari più controlli. Manca, non lo so. Il problema del traffico? Traffico, dovremmo essere tutti un po' più educati, forse un po' più, pensare più agli altri. In quanto a divertimenti? Ma divertimenti bisogna andare in giù, cioè proprio, vabbè, andare fuori di qua. Ma mi diceva che la gente è speciale qua a Lavagnola. Io sto bene, mi piace la gente che c'è, la gente che viene dentro a comprare. Ecco, lei che vede tante persone, c'è qualche lamentela più frequente che sente fare? Beh, noi ci lamentiamo sempre tutti, quello lì è normale. Ma una lamentela in particolare? Traffico, mettiamola sul traffico veramente. Vigilanza, quelle cose lì, sì. Mi dia un voto da 1 a 10 al quartiere di Lavagnola. Ma io lo promuovo, sicuro, è il mio. Quanto? Che cosa manca in questo quartiere? Luce, prima di tutto. Perché è un quartiere buio? Sì, molto buio. No, io ci vivo bene qua. E che cosa c'è di bello? Non c'è né di bello né di brutto, io ci vivo bene, basta. Mi dia un voto al quartiere della Lavagnola da 1 a 10. Direi un 6, 7. Senta, lei che ha un esercizio pubblico qui a Lavagnola, sente i suoi clienti che lamentano qualcosa sul quartiere o che sono, diciamo, che gli piace molto questo quartiere per qualcosa in particolare? Ma diciamo che come quartiere è un bel quartiere, soltanto che è un po' trascurato da parte, diciamo, del comune, sia come illuminazione che anche come pulizia della strada. Che cosa manca in questo quartiere? Tanto verde, e manca dei giardini, ma giardini che ci si possa andare. Stiamo per entrare in una delle case più antiche del quartiere di Lavagnola e la padrona di casa ci ha invitate.
che abitavano già i nonni una volta. È particolare perché ha questo giardino e terrapieno che da giù non si vede. È un quartiere bellissimo perché è tranquillo e poi per una pigra come me c'è tutto, nel senso che c'è la scuola materna dove ho mandato le mie bambine, la chiesa vicino, la scuola elementare, ora ci sono le medie, c'è la farmacia, il supermercato, voglio dire. Secondo lei non manca niente qua? Niente, assolutamente. Vedo che gli anziani ci stanno anche bene perché non devono spostarsi, prendere le corriere necessariamente per andare giù, c'è tutto. Signora, mi dia un voto da 1 a 10 al quartiere di Lavagnola. 9. 9 perché poi per i giovani non è che ci sia granché. Come promesso, siamo a Legino questa volta nel nostro viaggio attraverso i quartieri di Savona. Sono con il parroco della chiesa di Sant'Ambrogio a Legino, Don Achille. Allora, come si presenta il quartiere di Legino? Si presenta molto cambiato. Rispetto a cosa? Rispetto agli ultimi 20 anni. È molto cambiato perché è diventata sempre più città e meno quartiere. Cioè la popolazione è più legata alla città per motivi di lavoro, di abitazioni, di attività, è sempre più città, ecco questo sì. E quindi diciamo la popolazione è meno rispetto a prima? No, direi che la popolazione è in crescita, anche se si fa fatica a trovare case, abitazioni, infatti stanno costruendo un po' da tutte le parti, però il quartiere è molto ricercato per l'abitazione. Sono molto ricercati, difatti questo ha creato problemi per le giovani coppie che non trovano dove abitare, perché le case sono disponibili, sono poche e molto care. Ecco, il fatto che diciamo le istituzioni di Savona in quanto centro per l'impiego e l'università si siano spostate qui a Legino ha provocato, immagino, anche questo un cambiamento. Sì, direi meglio, ecco, l'università cominciamo adesso a sentirne i riflessi perché si trova molto vicino e vediamo questi giovani andare e venire, non hanno strutture che li possono ospitare e non hanno strutture che li possono aiutare da questo punto di vista, cioè sono ancora abbastanza carenti da quel punto di vista. Qual è il problema più grosso di Legino? Il problema più grosso di Legino direi proprio che sono le case, le abitazioni, cioè la gente fa davvero fatica anche nonostante la presenza degli ACP e di case popolari, via dicendo, un po' perché non assegnate, abbiamo tante case vuote per esempio. Non sono assegnate, poi abbiamo problemi di affitti molto alti, sono molto, e così anche case o ristrutturate o messe, il problema è notevole, quello dell'abitazione. Lei abita a Legino? No, Savona. Però tutti i giorni è qui e sente le opinioni dei leginesi. Sì, esatto. Cosa lamentano? La viabilità, le strade, poi i giardini, che non c'è aria per ragazzi, poi cosa? Illuminazione che è pochissima. Lei personalmente le piace questo quartiere? Sì, sono 30 anni che ho un negozio qua. Ma il traffico, a parte qua un po' davanti alla scuola, quando escono i bambini, mi sembra abbastanza regolare. Per i giovani? E per i giovani qualche struttura sportiva un po' abbandonata. Esempio qua CSI mi sembra un po' tutto distrutto. Ecco, invece qualcosa di bello di Legino? Di Legino è tutto bello, il mio paese. Ma come posteggi siamo a posto. Ma come gente? Ma abbastanza. Mi hanno detto che è molto simpatica la gente di Legino. Sì, sì. Qualche chiacchiera come in tutti i paesi, poi del resto molto simpatica. Molto. Quindi più che un quartiere lei lo vede come un paese Legino? Ma un paese... non proprio paese come una volta, insomma, che si avvicina alla città. Ci sono delle strade che bisogna mettere a posto, specialmente
dopo la zona Pipe, cioè la periferia di Legino, secondo il mio parere, è una zona abbandonata. E qualche cosa invece di molto bello che possiamo trovare a Legino? Qui Legino è un quartiere, diciamo, è una zona bellissima, c'è tutto. C'è tutto. Signora, cosa manca a Legino? Allora, manca prima di tutto, penso, i servizi, perché Corriere ce n'è una solo, l'uno, il 4 fa tutta la circonvallazione in alto, ma però che passa da Legino è solamente l'uno. E vi sentite un po' isolati? È abbastanza, per conto mio abbastanza, ce n'è uno ogni mezz'ora adesso. E invece cosa le piace particolarmente di Legino? A me è tutto, perché ci sono nata. E quindi dovesse dare un voto da 1 a 10? 8 va. Manca le Corriere. Ecco, le Corriere ne abbiamo una ogni mezz'ora, che è pochissima. Ma io mi trovo bene perché ci sono nata, però è un paese che non c'è proprio niente, non offre niente né per i giovani né per i vecchi. Cioè, qual è secondo lei il problema più grosso? Ma non sai, non c'è nessun ritrovo, neanche per gli uomini, c'è solo una società, non c'è un bar, non c'è un ritrovo per nessuno. Ma tutto sommato è un quartiere vivibile. Anche per i giovani sono soddisfatti? Ma i giovani, è logico che Legino è un quartiere per bambini, per vecchi, non è che sia un quartiere per giovani, ma tanto i giovani si muovono comunque, quindi. Ecco, qualche cosa di bello che le piace particolarmente di Legino? Io ci sono nata, a me piace tutto di Legino. Forse aggiustare un po' i giardini, i giochi, sì, quello sì, sarebbe da aggiustare un pochino. Poi, insomma, tutto sommato. Da 1 a 10 che voto darebbe a Legino? 7.